Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. In questo 24esimo episodio dell'Extreme Crazy Lock a Pokémon Bianco 2. Signori, nello scorso episodio è successa una cosa incredibile. A parte tutta la merda che abbiamo ricevuto in faccia, ma signori, era morto il nostro Fear of Shiny, ma tramite il sondaggio io non me l'aspettavo, perché è una cosa che mi avete proposto nei commenti e ho detto provo a metterla a sondaggio, probabilmente non l'accetterà nessuno. E invece avete deciso di accettare la Shiny Claws, che io vi ricordo è una regola tipica delle Nuzlocke, una regola comunque aggiuntiva che abbiamo aggiunto con una variante. In teoria la regola dice che i Pokémon sono immortali, noi andiamo semplicemente a dire che ha una vita in più. Quindi signori, è con grande gioia che vi annuncio il ritorno di Archeo, e per questo ragazzi voglio 250 like come al solito per sostenere questa serie. Il team è comunque quello solito. Adesso però ragazzi andremo a fare una cosa molto particolare che si chiama far salire di livello questi energumeni. Per farli evolvere avremo due evoluzioni all'inizio dell'episodio. Abbiamo anche Snorlax ragazzi, ma che evolveremo più avanti. Detto ciò, direi di dare il condividi esperienza che gli ho appena tolto, non riesco a capire il motivo, in modo tale da non metterlo davanti, alla nostra Giulietta, che sarà la prima a evolversi. Che sì, ho chiamato male, si chiama ancora Giulietta, però sti gran cazzi, si chiamerà Giulietta con il soprannome sbagliato. Perfetto, l'episodio inizia nel migliore dei modi con un bel Mew. In questo episodio ragazzi andremo verso la nave del Team Plasma, probabilmente non la faremo perché c'è di mezzo una grotta che è tipo infinita come la minchia di Luke, e quindi ragazzi ci toccherà fare quella. Inoltre vi ricordo di rispondere alla domanda del giorno, mi raccomando, questi hanno la vischio punta e non riesco a capire le cose della vita. Ok signori, si sta per evolvere Giulietta. Dammi qualcosa di decente per piacere, dammi qualcosa di decente. Giulietta, Giulietta, chiamatela come volete, la chiamiamo Giulietta da adesso. Ti prego, non ti sto chiedendo molto, ti sto chiedendo poco, un Pokémon decente. No, no, non è possibile, raga, non è possibile. Non è possibile. Cioè, ditemi voi cosa dovrei dire. Un Minum di tipo terra. C'ha le statistiche di una betoniera. Di una betoniera. Non ha più, ha solo mosse speciali. Cioè, prima aveva solo statistiche alte speciali, adesso ce le ha fisiche. Giustamente prima aveva solo mosse speciali, bella, cioè posso avere il mio Pokémon, perché dobbiamo evolvere anche Dante, quindi eccolo qua Snorlax. Vi dicevo, nel prossimo episodio, comunque nei prossimi episodi indicativamente lo andrò a evolvere, perché così almeno facciamo un po', se no altrimenti non c'ho Pokémon e poi non c'ho il clickbait. Dai, secchiamo pure sto coso. Tra l'altro mi sa che, infatti non ci salgo mica. Ok, no, sì, 43. Dai, cioè io non ci spero neanche più, raga, sinceramente. Non ci spero neanche più. Ormai queste evoluzioni per me sono il nulla, io non ci spero più. Dammi qualcosa, cioè qualcosa di buono. Cioè, veramente, vabbè. Dai, perlomeno si può evolvere di nuovo. Perlomeno si può evolvere di nuovo. A me sta scappando un pianto ininterrotto che non avete idea. Andiamo a depositare sti cosi, andiamo a prendere il nostro team e iniziamo il nostro viaggio verso la grotta, che veramente, raga, non ce la posso fare. Ci sarà da fare anche una cattura in questo episodio, speriamo di ottenere qualcosa di buono, perché io ho come l'impressione che per quanto sia stato rivitalizzato il nostro caro Firov, non penso che duri molto purtroppo. E quindi ragazzi spero di trovare una cattura, perché tanto ho capito che io sulle evoluzioni in sta serie non posso contare. Detto ciò, inviamoci, cioè proprio inviamoci, cioè, tipo dobbiamo mittente lettera e ci inviamo fisicamente verso la grotta. Non era quello che volevo fare, però va bene uguale. Allora affrontiamo questa donna, ci saranno un po' di allenatori su sto percorso, raga. Guarda i miei Pokémon, sono proprio grandi. Se sei tipo un nanetto rido, sei un nanetto rido grande, cioè proprio gigantesco, le montagne proprio. Ok, fermi tutti, veleno spin, vediamo di mandarlo giù questo Victini. Tra l'altro iniziamo l'episodio con un leggendario, ma tanto ormai è la prassi, quindi non lo faccio più neanche notare. Comando cura. Ma
Cioè, io non devo iniziare a bestemmiare dopo due minuti di video. L'erba patto, che cazzo, è una nuova politica? Cos'è l'erba patto? Non fare comando cura, per piacere, grazie. Strizzata, ecco, va già meglio strizzata. È una pratica che non apprezzo, però... Tu di che tipo sei, figliolo? Di che tipo sei? Se... Non curarti, ti prego. Dai, buttalo giù, per piacere, Zapdos. Buttalo giù, fammi sto piacere... Qualcosa mi dice che utilizzerà comando cura, ma io non l'avrei mai detto. Mannaggia ai cammelli volanti. Mannaggia ai cammelli volanti. Mannaggia. Non usare comando cura! La mia vita fa schifo, signore. La mia vita è una merda. Dai, non fare comando cura. Extra senso. Aia. Vai giù. Oh. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, signori. Era così difficile? Non mi sembra, sinceramente. Tra l'altro mi sono mi sono munito più che altro di pozioni. Quindi andiamo a drogare i nostri Pokémon come al nostro solito e proseguiamo nella nostra fantastica avventura tra bestemmie, insulti, grida, urla, dolore, sofferenza, moniti, inferni, purgatori e paradisi. Venusaur, perfetto. Ti ho appena reso un aborto nella nuova serie, che se non avete visto vi invito a vedere. È il video di ieri, suppongo, dipende quando ho caricato questo. Mi raccomando, secondo me è molto interessante. Se non l'avete vista, fate un salto. Ma la tua difesa è tipo noumenica. Cioè non c'è. È pensabile ma non è conoscibile. Perché queste cose? Allora, perfetto, buongiorno signor Karateka. Io speravo che mi desse uno strumento, non mi affrontasse. Povero illuso. Dai, forza signore, mi affronti. Cristiano Brider, mi fa piacere che la tua fede sia quella in Gesù. Ovviamente non bisogna discriminare chi è di altre religioni. Raffica. Devi... No, non hai capito. Devi proprio... abnegarti. Perfetto. Ok, ci abbiamo fatto, signori. Ottimo. Oggi sono in vena di termini aulici, colti, eruditi. Perfetto. Sarà che ho appena finito di studiare letteratura. Devo ancora andare, però questi sono dettagli. Ok, lì vedo un bellissimo strumento. Ho come l'impressione che sarà una bacca. Non so perché. La statistica me lo dice. Gonfio aroma. Peggio di una bacca. Perché almeno la bacca la posso insultare. Su una gonfia aroma, che cazzo devo dire? Tu non sei un'allenatrice. Sì, sei un'allenatrice. Che domande stupide. Pensavo fosse quella di prima, ma giustamente quella di prima era in un'altra posizione. Mandano in campo le renne che camminano sull'acqua. Lo chiamavano Gesù. Perfetto. Allora, stramontante, tenaglia, vai. Ti stritolo, manco fossi Mr. Crab con SpongeBob. Vedete, raga, che funziona sempre fare i paragoni, fare i crossover con gli altri cartoni. Dai, vai giù, per piacere anche tu. Plato, sei drogato. Hashtag Plato drogato. Fategli il test antidoping. Sì, quello. Però tu... Ha! Sgamato. Nuotatore di merda, vaffanculo. Peggio dei ciclisti sulle strade che non lasciano lo spazio alle macchine. Dai, forza. Dottore, evidentemente si è laureato recentemente. Sto diventando cinese. Perfetto. Un saluto a tutti i cinesi o comunque alle persone di origine cinese che ci ascoltano. Abbagliante, c'è l'unica cosa che abbaglio è tua madre sulla tangenziale, se permetti. Ok, perfetto, a casa. Stato un piacere anche per me, livello 56 per Plato. Non so se siamo overlivellati o underlivellati. Sinceramente non ne ho idea. Voglio sperare di essere normale perlomeno. Cioè, allora, per il momento mi sembra di essere messo molto bene con i livelli. Poi, che dopo io mappia... Datemi qualcosa da spaccare, non posso andare avanti così. Allora, questo è stato un piacere anche per me, grazie. Allora, Creepy, dobbiamo imparare la lingua della tua madrepatria, aka italiano. Quindi adesso, da ora, devi smetterla di sparare strafalcioni di pronuncia che non stanno né in cielo né in terra. Detto ciò, possiamo proseguire per la nostra fatidica strada. Ma tu come... Io quest'uomo non l'ho mai visto nella mia vita. Una spettro targa, signori. Lo strumento più utile del Pleistocene. Questo allenatore qua penso di non averlo fisicamente mai affrontato. E c'ha Itran, giustamente, perché poteva andare così la vita. Dicevo, penso di non averlo mai affrontato nella mia storia videoludica. Telecinesi, ma io sto già volando, ma brutto pirla. Ma c'hai il metallo in testa. E sì che c'è. LOL. Stavo già bestemmiando, ma ha tolto 2 PS. Mi ha tolto fisicamente 2 PS, ma sto malissimo, raga. Falce e cannone. Ma raga, ma che cosa bella sta succedendo? Ma raga, ma l'Archeos è drogato di cheta proprio. Cioè,
Cioè, cosa sta succedendo? Falce cannone, fallisce l'attacco, beccato e vai a casa, perfetto. Raga, dallo scorso episodio evidentemente la seconda vita gli ha dato una marcia in più. Allora, John Frog, è il tuo momento, che non hai ancora combattuto, sarebbe ora che lo facessi. Siamo quasi a 10 minuti e non siamo nemmeno entrati nella grotta. La velocità del creepy nel far le cose è veramente leggenda. Forza antica, muori. Ci stavo quasi credendo. Ci stavo quasi credendo. Ho detto muori proprio con quel senso di tanto non succede. Invece cazzo è successo. Se ti boosti mi incazzo, perché adesso non serve. Ok, perfetto. No, non è un sailor, cioè non è un marinaio. No, grazie. Non è un marinaio, te lo posso assicurare. Allora, mettiamo avanti Puppenaz, che sebbene sia già a livello 46, quest'oggi non ha ancora performato. Dobbiamo affrontare questo medico, raga, fondamentale perché ci cura i Pokémon. E siccome sono Tyrkio, non c'è voglia di sprecare i rimedi. Dai, ma c'ho un Menafi. Ma dai, ma ne ho visto 13 leggendari, 15 starter e mia madre. Cioè, non posso andare avanti così io, però. Cioè, solo leggendari. Quanti leggendari ci saranno nel mondo? 6? Zuffa. No, ok, perfetto, bravo, diminuisciti le difese, brutto babbo. Boh, provo un'elettrotela così out of nowhere proprio. Ecco, come volevassi dimostrare. Vabbè, proviamo un attacco da... Cosa ho fatto? Ho fatto tempestretta. Io c'ho veramente una malattia neurologica. Non so nemmeno se le malattie siano definibili neurologiche. Ore, Fiona a casa, perfetto, meno male che aveva solo un Pokémon. Si chiama Forest, perfetto, raga. Una famosa, famosa foresta sanatrice di ogni male. Non c'è bisogno che me li... Cioè, non devi impasticarmeli. Cioè, non so se... Ok, perfetto. Oddio. Allora, fermi tutti. Adesso qua dobbiamo fare la nostra cattura. Però prima affrontiamo questa karateka così a caso. Ora, spero di trovare un Pokémon decente. Perché, ripeto, Archeo... È vero che è tornato in vita, però può morire tranquillamente di nuovo. E siccome la Shiny Claws l'ho comunque adattata per non rendere le cose troppo semplici, ripeto, in teoria dice che i Pokémon Shiny sono immortali. Mi sembrava esagerato, quindi ho detto diamogli una seconda vita perché è Shiny. Questa regola esiste nelle Nuzlocke, a me non piace moltissimo. L'ho riadattata secondo un vostro desiderio. Surf, buon voyage, perché devi proprio morire. Niente, non mi ascoltano questi Pokémon bastardi. Grazie, ok, perfetto. Non ho capito come possa fisicamente fallire una mossa come Surf. Cioè, è un'onda, ok? È un'onda. Cioè, io ti tiro addosso un'onda. È difficile che un'onda non ti prenda. Lega fascia, perfetto. Quando devi fare le elezioni e decidi di lasciare la propaganda anche nelle grotte Pokémon. Perfetto, fa piacere. Allora, affrontiamo pure questa. Tra l'altro io non sto trovando Pokémon. Avrò ancora il repellente attivo dal 2000 avanti Cristo e non si è ancora disattivato. Evidentemente ha aperto il toppi di fianco al culo di tua madre. Di fianco al culo di tua madre. Di fianco al culo di sua madre. Ha aperto il toppi di fianco al culo di sua madre. No, perché queste cose qua, no? Che tu hai un Victini e che mo mi apri pure il culo, a me non vanno giù sinceramente. No, ma figa, ma io sono stupido in culo. Prima ci ho messo 12 decadi per affrontare sto Victini con Zapdos. Perché ho rimandato Zapdos? Datemi le cure mediche per piacere. Non fare comando cura, ok, perfetto. A proposito di cure, stai fermo, muori. Uno ci spera anche. Oh, vedete, questo Victini invece è intelligente, si fa uccidere subito. Capisce che non ha speranze e dice, vabbè, bella raga, cioè. Questo è il discorso di sto Victini. Allora, questo qua è di tipo acciaio, non gli faccio una bega nemmeno se gli metto a strofinare le braccia. Non so cosa volessi dire, ma va bene uguale. E ho mandato un Pokémon che puntualmente fa ancora peggio. Raga, curatemi nelle case di recupero, per piacere. Ora, se non sbaglio, sto Claydol aveva una difesa pessima, ma anche difesa speciale. Era tipo velocissimo, ma c'aveva il cancer proprio. Quindi se gli faccio un Rogodente, in teoria dovrei mandarlo giù. Se non vado errando... Il creepy non sbaglia mai, signori. Perfetto, a casa, ole. Via così. Ti regalo una bacca chi, ma bacca chi? Cioè, chi? Chi è? Non si conosce. Quindi bacca chi? Penso che sta battuta, tipo, io stia qui a farla dal 2002. Però questi sono dettagli. Ora, bacca ghost. Bacca ghost. Cosa fa una bacca? Io voglio sapere cosa fa una bacca ghostan. Si può vendere a un prezzo piuttosto alto dagli intenditori. Ma chi è che se ne intende di bacche? Il topo del parmareggio. Del parmareggio. Chi è che se ne intende di bacche? Raga, se conoscete un intenditore di bacche, donna, vabbè. Se conoscete un intenditore di bacche, fatemelo sapere, perché così almeno gli vendo la bacca Ghostan. Io non lo so, raga, con cosa se ne escono a volte i
membri di Game Freak. Che bello quando i Pokémon stanno morendo così, vero? Allora, siamo a 15 minuti. Allora, sì, verosimilmente non arriveremo a fare la nave del Team Plasma. Magari se facciamo in tempo la accenniamo. Però, giù di lì, da Danspers. Ciao, Rocket25. Un saluto. Luke, da quanto tempo è che non ti chiamavo Rocket25? Penso da 2 anni, però vabbè. Allora, fermi tutti, questo Danspers mi sembra molto pericoloso, è un'espressione davvero arrabbiata, sicuramente differente da quella di tutti gli altri Danspers. Mi hai tirato un cazzo di sasso in testa e mi hai fatto pure malissimo. How to kill a polar bear, cioè come uccidere un orso polare? Tiragli un sasso in testa, che se ti va bene magari gli provochi un'emorragia cerebrale. Anche qua c'è stata la svendita clamorosa della Troni di Bach, perfetto. Allora, no sponsor intended, cioè non si intende fare sponsor ovviamente la Troni, anzi ci mancherebbe. Ole, il repellente della vita. Ok, cattura, dai, ti prego, chiudo gli occhi. Ma se... Quali erano le possibilità di trovarli randomizzati quali nello stesso percorso? Ovviamente c'è la Spices Close in questo caso, perché si tratta comunque della stessa catena evolutiva tua madre racchiusa nelle scatole della Pittarello. Con i pesci. Con i piragna. Tanto Basculin non penso sia un piragna, ma cazzo. Troppo forte, eh sì, ma se vede che sono proprio troppo forte io. Allora calma. Con molta calma, ok, perfetto, vedi che ci siamo spiegati. Cincinno. No, potrei fare una rima poco family friendly. Completatela voi nei commenti, censurando la parola per i più sensibili. Allora, dicevo, ovviamente la Spices Klaus prima è sta... Klaus, cazzo è, tipo un youtuber quelli belli. Tipo Spices Klaus, nuovo youtuber. Dicevo, per l'appunto, la madre di questo cincino è infame. E ovviamente prima c'era la Spices Klaus. E quindi non ho contato Zubat come cattura, in quanto fa parte della stessa catena evolutiva randomizzata, che poi si evolve in un Baltoid e merda. Però questi sono altri discorsi. L'unico oltraggio è che tu stia cercando di uccidermi. Quindi adesso, se ti fa piacere, ma non ti fa piacere, ma ti deve far piacere, queste aporie del divenire, devi... Ok, grazie, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, via. Sei Smitod, ole. Muori. Devi... No. Vai a casa a ciucciare il latte. Il latte. Avvelenalo. Uno ci spera anche. Allora, ricarica totale. Tra l'altro non so se prima della nave ci curino oppure se devo fare il fai da te come al solito. Verosimilmente il fai da te, perché in questo gioco purtroppo non ci sono ancora quelle cose belle che ti curano prima delle battaglie importanti. Cofagrigus, cioè tu c'hai 300 Pokémon, li hai proprio vinti alla lotteria di Como, cioè proprio così a caso. Pupenaz, vai, al tuo momento. Nemesi. Sì, ho capito, però non è che puoi farmi così male. Mandiamo John Frog a sto punto. Facciamo la sfilata di tutti i Pokémon, facciamo la sfilata di moda, prendiamo anche soldi a sto punto. Allora, forza antica. Forza antica, vai a quel paese cantando la Macarena. Niente da fare. Niente da fare, non ce la si può fare. Mega assorbimento, mi piglio anche l'energia magari. Uno ci spera anche di seccarlo, no? Però poi la vita è ingiusta con il fato. E quindi, ole. Oh Gesù, quanti... Tra l'altro questa grotta qua me la ricordavo molto più corta io, sinceramente, raga, davvero. Cioè, ma tantissimo, tipo... lo so che la mia forza è reale, è brutto demente. Allora, fermi tutti. Fatemi controllare un attimo come è messa la situazione. Non è messa di certo bene. No, la bacca Ghostan, che l'abbiamo appena radiata dal concetto stesso di esistenza. Allora, perfetto. Cura ICDC, cura Pupenaz, cura Plato, cura Bernard. John Frog è talmente forte che può resistere anche così. Allora, io non so esattamente dove io mi debba recare. Datemi sto Pokémon, ok, che non sia Zubat. Chiudo gli occhi anche a sto giro. Ma è leggendario. Oddio, Empoleon! Oddio, Empoleon, raga, questo è il mio starter preferito. Sto malissimo, lo voglio subito. Ti tiro una Ultra Ball su per le corna. Ti prego, vieni con me. Raga, le memories. Le memories della Chesslock a Pokémon Diamante. Qua voglio vedere in quanti se la ricordano la Chesslock a Pokémon Diamante. Però no, effettivamente ho scoperto che ci sono un sacco di iscritti che mi seguono da tantissimo tempo. A me sta cosa fa davvero piacere. E quindi bentornato Cesare. Bentornato nostro imperatore. Entra magari... Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Il comeback di Cesare, signori. Pokémon imperatore, per l'appunto tipo ghiaccio, lo chiamiamo subitissimo Cesare. Potrebbe essere un buon Pokémon lui, lo vedremo poi magari verso i prossimi episodi. Però raga, visto che siamo colti, lo chiamiamo con il ditongo a E latino, perfetto. Cesar, vai così.
Ole, ci siamo. Allora, adesso sì, possiamo proseguire mettendo pure tra l'altro un repellente, perché at this point we can put a fucking repellent. Ole, perfetto, proseguiamo, possibilmente dalla parte giusta, se il fatto ce lo concede. Dove... Ah, ok, perfetto, raga, non mi trovavo più, ottimo, però invece tipo avevo sbagliato tutto prima. Ok, perfetto, così ci torna meglio, Sapete che io, raga, c'ho sta filosofia di affrontare tutti gli allenatori, perché poi dopo arrivo underrevelato, è bellissimo. Basta leggendari, ti prego, tra un po' me ne metti fuori uno di ottava gen, me lo annunci in anteprima. Bello sto leggendario, molto forte comunque. Ok, perfetto, allora siamo quasi a livello 57 completo, la cosa è molto positiva. Allora qua suppongo ci sia uno strumento, non l'avrei mai detto. Dammi qualcosa di... l'astra saetta, perfetto. È passato probabilmente saetta McQueen direttamente da Kars, qua hai lasciato giù un pezzo di metallo. Ottimo così, ci piace. Allora su di qua dovremmo arrivare alla fine, però giù di qua dovrebbero esserci cose molto belle, quali strumenti, allenatori, morte e distruzione. Massi. Ci sono i cazzo di sassi. Ah, ok, perfetto, ho capito cosa devo fare. Allora, dovrò fare il giro di qua. Questo è un bellissimo strumento che però se passo dalla parte sbagliata non prenderò mai. Radice energia, perfetto. Come farti odiare dai Pokémon? Tutorial by Creepy Stories. Ciao anche a te. Buongiorno, come va? Tutto bene? Chi vota il 4 marzo? Ci chiedono queste cose. C'è! Sono ovunque! Sono ovunque! Fammi controllare... Oh cazzo, un Dialga! Sono ovunque! Nelle scarpe! Telecinesi! Le TV che c'hanno in Cina sono le telecinesi. Cosa sono? Cos'è una telecinesi? Cos'è? Cioè, no, lo so più o meno cos'è, però... Che poi dopo mi dicono... Creepy, ma sei ignorante! Ma dov'è la cultura generale, bastardo? Chiariamo le cose. Ah, tanto so già che quello strumento come minimo sarà un mini cicciolo, cioè... Serve più neanche commentarle certe cose, perché a una certa poi... Ciao uomo, ciao, sì, affrontami. Mi chiamo Accio. Cioè, che quando lui è tipo... è indeciso... A parte che c'hai Bibarel, non sei degno neanche di considerazione. Però tipo lui quando è indeciso chiede... Che faccio? Vi voglio comunque bene, raga. Sappiatelo che io vi voglio bene. Però lui è, vedi, si chiama Accio. Tra l'altro non si chiama Accio, si chiama Max. Questi qua sono i grandi nomi in codici dei giochi codici. Oggi veramente, raga, non so parlare. Sarà che ho letto troppo letteratura spagnola e mi sono ingarbuglito con le lingue, va bene così. Allora, fermi tutti. Questa cosa qua è una... Mettei idropompa, come minimo c'ha meno 4 di potenza, come minimo. 80 di potenza, 65 di precisione. Mossa di tipo normale. Cioè, mia sorella con 13 lire la faceva meglio questa mossa. Ora, siamo tornati all'inizio, ma noi dobbiamo andare alla fine, perché la nostra finalità è la fine della serie. Siamo a 22 minuti, abbiamo fatto un episodio abbastanza sostanzioso dal punto di vista tecnico-tattico. Sto coso qua si deve levare dalla minchia subito, adesso, istantaneamente. Un cazzo di Electros, il comeback di Randall, perfetto, però fuga, non ti vuole nessuno, figliolo, mi spiace dirtelo. Una curable. Grazie, vita. Ok, signori, siamo sul percorso 21 e qua c'è imponente la nave del Team Plasma. Guardate che bellezza, la nostra nave volante che spara ghiaccio, le cose belle della vita. Buongiorno anche a te, senza crocongegno qua non ci arrivavi, fra parentesi. Oh, li hai trovati, sapevo di poter contare su di te. Ciao, comunque, ma... ma da dove possiamo passare? Ehi, aspettate, che cazzo è questo? Cazzo, è appena successo. Ma... ora, perché lui ci ha aperto tranquillamente la scala sulla nave del Team Plasma e tipo... ok... non sapere... oddio, ma si può usare il surf attorno alla nave, sto male! Ma zio, io sta cosa non la sapevo! Oddio, che figo! Oddio, ma sto male, le grandi scuole... tra l'altro, grande le texture, belle le texture! Chissà se nel gioco originale fanno così schifo, oppure se è solo l'emulatore. Allora, ragazzi, io direi che questo episodio può concludersi qua, ma prima prendiamo questo strumento, grande fail creepy, sempre migliore...
Dicevo, signori, l'episodio si può concludere qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se così, invito, come al solito, a lasciare un mi piace, un commento e iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Nel prossimo episodio andremo ad affrontare l'intera nave del Team Plasma per vedere che cosa ci cela dietro le sue losche trame. Io vi invito, come dicevo prima, a lasciare un mi piace, un commento e iscrizione. Rispondete alla domanda del giorno e passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Inoltre vi invito a premere, come al solito, la campanella che il divino merda ci ha portato sul canale come segno del feed che non c'è. Mi raccomando, fatelo per ricevere per l'appunto i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.